quest'inverno ci divertiremo a provare il mio grande sogno, questo sogno che ormai mi porto dentro da tantissimi anni e spero veramente di poterci riuscire. Era un'impresa difficilissima, mai riuscita prima, così come non è riuscita neppure a loro. Daniele Nardi e Tom Ballard. Dopo lunghe ricerche, le sagome dei due alpinisti sono state individuate a 5.900 metri di altezza sul Nanga Parbat, la nona montagna più alta della Terra in Pakistan. Due puntini, rosso e blu, come le loro giacche a vento, fotografate da un potentissimo telescopio. La montagna prende, la montagna dà. Lo scrive su Facebook la fidanzata di Tom Ballard, che aggiunge un dolore straziante e una forte rabbia per non aver ascoltato le mie costanti parole che ti dicevano che su quella montagna non dovevi andare. Diverso l'atteggiamento della famiglia Nardi, nato a Sezze, provincia di Latina, nel 1976. Daniele rimarrà un marito, un padre, un figlio, un fratello e un amico perso per un ideale che, fin dall'inizio, abbiamo accettato, rispettato e condiviso. Questa qui che vedete è la mia tenda. Le ricerche sono ora concluse. Forse, ma non è detto, qualcuno proverà a recuperare quei corpi tra qualche mese, quando la stagione estiva la renderà un'operazione meno rischiosa.